Ela, buonasera, ciao a tutti, benvenuti, benvenuti, benvenuti ragazzuole, come state? Buonasera, buonasera, buonasera. Ragazzi, oggi sono un po' cotto, c'ho anche un fulgido mal di testa, quanto ho preso una aspirina 2 secondi fa, ma vabbè, non mi andava di perdere la live stasera, quindi vabbè. Oggi ci abbiamo il continuo della nostra serie con Alone the Dark. Riprendiamo con il terzo episodio e devo un attimo fare mente locale, perché questi giorni abbiamo giocato a, come sapete, con Blood Inc, e quindi sono un attimo spaesato. Comunque adesso, appena rientrerò in game, probabilmente riprenderò il filo narrativo, eccetera eccetera. Allora, la prima puntata, cioè il primo episodio, non è che mi ha emozionato tantissimo. Già nella seconda live cominciava a essere un po' più interessante. Vediamo adesso il seguire col gioco, vediamo un po' come va. Non sto leggendo belle recensioni, essere sincero, però io sono un tipo che analizza il gioco toccando con mano, e quindi voglio vedere fino in fondo quanto questo gioco vale o meno la pena di essere uno giocato, due soprattutto acquistato, perché ovviamente dover spendere i soldi che poi dopo non vale la pena. Però io sinceramente, io conoscendo la maggior parte della gente come ragiona, va troppo per sentito dire. Io penso che conta specialmente per un gioco la propria esperienza. Quindi vediamo un po' questa sera se questa convinzione, diciamo, non di tutti, di massa, è veritiera o meno. Io questa sera la voglio finire, la voglio concludere, vedere un attimo, prendere, poi a fine gioco, vedere di dare un voto a questo gioco,
che si è atteso anche tantissimo, considerato che doveva uscire lo scorso autunno. Solo che aveva dei colossi come Spider-Man 2, poi c'era Alan Wake 2, e diciamo c'era quel mese lì era zeppo, pieno di titoli che comunque penso che sarebbe stato eclissato senza pietà questo gioco. Quindi si capisce il motivo anche per l'uscita così, diciamo, in ritardo, molto in ritardo. Allora, vediamo chi è in chat, vediamo chi ci sta. Allora, il Domenico, eccolo qua, Diego, buonasera, Pierluigi, è arrivata Sofia, Ivano, ciao, buonasera, caro, il Mauri, okay, Mauri, Little John, il nostro Little John. Vediamo se non ho dimenticato nessuno, perché può capitare. Entrate in chat, ragazzi, e ricordatevi, mi raccomando, i like alla live sono importantissimi, mi raccomando, non ve li scordate. Io voglio entrare subito nel vivo, ragazzi, voglio vedere un attimo come prosegue la nostra avventura in Alone in the Dark, ragazzuoli, ragazzuoli. Poi, boh, quindi iniziamo. Visto che ieri ho fatto dei cambiamenti con gli audio in generale, cazzo era? Fatemi sapere, rispetto all'ultimo episodio di Alone in the Dark, se l'audio è mio, cioè si sente meglio del gioco, perché ho applicato un software che mi gestisce tutti gli audio, compreso il microfono, che dovrebbe essere molto molto meglio. Allora, che cos'è questa? Una spatola. Trovo la borsa di Jeremy. Ah, e che ci faccio? Adesso mi metto a fare il muratore. Si usa per dipingere, ma è abbastanza sottile da scivolare attraverso la fessura di una porta. Forse questa serve per togliere quella sorta di toppe che c'erano. Che bloccavano cioè dava il blocco alla porta, forse può essere riflessione sul potere del verbo in alcuni testi. Reflections on the power of No, verb. leggo io, fermati. Ok, dove vado? Scusate, attraverso l'acqua. Allora, in quanti tali le azioni sono divine. Persino il movimento più lieve della nostra mano è la prova del moto della nostra anima. Eppure il nostro libero arbitrio viene facilmente sopraffatto dal torpore della vita di ogni giorno. Le nostre azioni divengono meccaniche e rigide, malgrado il lusso e i comfort. La vera divinità risiede nella scelta di lasciare il palcoscenico su cui ci esibiamo. Le persone che scoprono questa libertà inaspettatamente verranno investite dal terrore di tale rivelazione e diverranno paralizzate o peggio, volgeranno al suicidio. Tuttavia, se riuscite a superare questa tempesta, scoprirete che esiste un sentiero divino al di là di quella paura. Smontare il proprio destino e creare qualcosa di nuovo è possibile. Qualcosa che non sia stato pianificato né prestabilito. Spiegare questo tipo di azione è difficile, in quanto trascende le nostre scelte quotidiane. Non si tratta di una decisione banale, come la scelta di una professione o convolare a nozze. Lasciare il palcoscenico, comunque sia, non è un cambio di rotta, ma è un rifiuto della storia che sta narrando il creatore. Molto profonda come cosa. Molto profonda. Vabbè, tieni premuto per aprire la mappa. La mappa si aggiorna. Bla bla bla. Ok, it's ok. Noi siamo sempre qua sotto. Quindi adesso qui nel salottino c'era una porta. Mi ricordo che, oddio, devo riprendere la mano con i movimenti un po' strani di sto personaggio.
i cunei. Adesso abbiamo la spatola. Tac. Ha funzionato. Si serviva proprio per quello. Tutto offuscato. Va bene, cosa abbiamo qui? Istruzione della lente di Barlow. The Barlow lens. Allora, per raddoppiare il ingrandimento del vostro telescopio, inserite questa lente di Barlow nel vostro apparecchio. Lente che dovremmo trovare, immagino. Quindi manovrate le viti per regolare la distanza tra le vostre lenti. Potete farlo facilmente guardando attraverso l'oculare. Trovate una posizione che vi consente una visione nitida e piana. Se avete utilizzato la lente correttamente, il vostro telescopio mostrerà un'immagine chiara con un ingrandimento strepitoso. Quindi adesso ci mettiamo a fare i guardoni. Qui cosa c'è? Chiave della cantina. Ok, chi si ricorda più di sta cantina? No? Poi che c'è? Allora, questo è un altro collezionabile. Abbiamo completato un set di bambini sperduti. Abbiamo trovato i 3 oggetti di questo set. Questi, vi ricordo, sono tutti dei collezionabili da raccogliere. Per ora ho completato un set. Qui che c'è invece? Non c'è niente. L'ho aperto, ma non c'era nulla. Non mi mostra altri oggetti. Vediamo che cosa succede se guardo. Io ovviamente non ho la lente che era descritta nel documento, quindi ci tocca ci toccherà a viaggiare un po' per questa magione. Ricordo, finalmente stasera c'è Alone in the Dark, il mio gioco preferito. Alla fine lo compro su Amazon. Grande, grande ciccio. Io l'altra volta stavo dicendo che mi sono soffermato. Ah, lo posso prendere. Oh yeah. Adesso ci abbiamo una nuova arma. Good. Com'è che si faceva più per vedere l'inventario qui, che non mi ricordo più. Ah no, ce l'ha già impostato da sopra. Questo è lo shotgun. Bene. Va bene. E comunque nella casa qui c'erano altre porte con la pezza da sotto lì. Quindi dovremmo andare a cercare questa. Proviamo a vedere. What? Che cazzo sta succedendo? Che è quel fumo? What? Non mi fa aprire. E come faccio? E poi perché c'è questa sorta di fumo? Ok. Di qua non ci posso andare. E da dove andiamo allora? Devo cercare un'altra strada. Orco 2. Oh! Ma così è uscita fuori. Aia, aia. Ma non vale. Aia. Ah, aia. Ma sei un infame maledetto. Ma non mi fa muovere. Ecco, i combattimenti di sto gioco fanno cagare, ve lo dico già da adesso. Cartucce del fucile. Una picozza. No, ma non me l'aspettavo che arrivassero così. Cioè, non ci ho capito niente. O sono pure a corto di vita. Di vite. Che ci faccio con la picozza, mo? Poi dove vado adesso? Di qua. Ah, quindi siamo riusciti a passare attraverso quell'altra dimensione, praticamente. Oh, che è successo? Che t'ha preso? A posto?
Allora, riguardiamo un po' la situazione. Io sono lì, lì c'era una porta bloccata, sempre con la pezza sotto la porta. Io non ho delle chiavi, ma non sono quelle che servono per questo, ok. Andiamo a vedere di qua allora. No, qua non ci fa proprio accedere. Ciao Pio, buonasera. E qual era allora? Era questa cos'era invece? Non mi ricordo più. Ma questo è semplicemente un cesso. Ho visto un sorcio. Proviamo ad andare di sopra. Oh, chi cazzo è? Eccola qua. Vai con la spatolina. Ok. Questa è un'area nuova. Vediamo che cosa c'è qui dentro. Ottimo. Abbiamo trovato due drinkini. Ok. Guarda come ieri, com'è ridotta la camicia. Detective Conby, how good of you to come. Let me pour you a drink. Sì, versimi da bere, grazie. What happened here? Cosa è successo? Sembra che qui sia appena successo Welcome to the qualcosa, non sono madhouse, riuscito a detective. leggere. Thanks. Did the ceiling just collapse? È crollato il I soffitto. heard it was something in the attic, something that was supposed to happen but didn't. How that could have such consequences is Ci beyond me. credo. Non fanno manutenzione a The sta truth villa da is, una vita. Ci credo I che don't know casca why the tutto. room looks like this. But I bet your friend Jeremy does. You know where I could find him? Oh, somewhere in his past, I suppose. He keeps going on about that mysterious dark man. I think he is hiding from him. Or Questo c'è maybe una he's with faccia da him. paracula, I can't ragazzi. really keep up. I don't worry much. Take a look around this room. You may think it looks spectacularly devastated, but I just think it's Vabbè, trova il finally suo found perché its nella de stride. nella devastazione, come in questa It stanza tutta fits devastata. perfectly with the state of this place and its loonies. The same goes for the nonsense with Jeremy. In my eyes, we finally managed to match the wild ride inside all of us. Well, I'm happy you find the evening so harmonious. I hope you don't mind me setting things right. Jeremy's business, that is. This room looks beyond my capabilities. Good luck, detective. Hope to see you again soon. Yeah. Evening, miss. Come flirta sta signora. Boh. Abbiamo preso appunti. Quindi niente, si va in giro. Madonna, la camicia come l'abbiamo ridotta. Qui non c'è niente. Le volte dimenticate le cose, ma non è detto che si trova qualcosa. Abbiamo trovato un bignè. Un altro oggetto collezionabile. Bene. Qua c'è una porta che però si sblocca. E dove portava questa? Wow. Qua che sono finito. Ah, ok, di qua. Ma praticamente poi dall'altro lato riesco a sbloccare la porta che non riuscivo a aprire. Praticamente mi fa arrivare qui. Però voglio dare un'occhiata prima in queste stanze. Tipo questo, oddio. Questa visuale offuscata. Ah, ma qua ho capito. Ci siamo passati l'altra volta. Sì, ricordo. Ho capito dove stiamo, ok. Quindi vabbè, rientriamo dentro. Diego, grazie per l'euro. Grazie Diego Diego. Grazie Diegone.
Non ci sono altre porte. C'è quella là in fondo, dopo sta signora. E c'è qua. No, non voglio chiacchierare con lei. Ci sta a provare. Zizzone, buonasera. Ciao bello. E adesso? Mazza, sto posto cade a pezzi. Che si fa? Si sale o si scende? Proviamo a salire prima? O scendiamo? Capolinea. Qualcosa ha rotto la finestra. Qui non c'è niente, ragazzi. Sento cose. Però la porta non me la fa aprire. Cioè, non me la fa aprire. Quindi, boh, che faccio? Questa porta proprio... Ma non c'avevi? Ecco, una torcia, infatti ricordavo. No. Vabbè, scendiamo, raga. Non mi fa cliccare sulla porta. Perché c'è un... Cos'è un letto appeso? Perché c'è un letto appeso? Ma se... Aspetta, passo di qua. Ah no, pensavo che magari dovessi interagire con questo letto. Invece no. Claudio, buonasera. Vabbè, scendiamo. Di sopra non si va da nessuna parte. E non si scende manco. Quindi sa. Need key. I need key. Ah, è vero. Adesso ricominciamo là. La tarantella dei need key. Ok, siamo andati al piano di sotto dove eravamo prima. Qui c'è una cassa. Cosa mi dà? Non c'è un cazzo. Perché me la indicavi allora? Non cade niente più, vero? Questo è un piano. Chiave della cassetta per i medicinali. E so anche dove metterti. Era quella cassetta che abbiamo visto prima. Che ha detto non ho la chiave, se vi ricordate. Qui c'è qualcos'altro però, eh. Un altro oggetto collezionabile. Una siringa. Bene. Qua che si fa, eh? È bloccata. Vabbè, torniamo indietro. Tududu. Io lì non ci posso andare. Oh, non casca, eh. Ampia colpi. Vabbè, torniamo indietro allora. Dove c'era quella cassetta? Vediamo quella cassetta. Ah, la signorina se n'è andata. E abbiamo trovato anche un altro collezionabile. Bene. Apri. Allora, mi devo ricordare. Io lo sono andato prima di qua, ma questa non l'ho proprio interrogata come stanza, o sbaglio? O era dove stavo prima? Non mi ricordo. Qui che c'era? Non si può entrare. Va bene, non era qui comunque, se non sbaglio. Era da quest'altra parte. Qui. Ah, ma... No, aspetta. Dove sono finito? Ah, è sempre l'altro corridoio di prima. Vabbè, e allora qua. So io che magari ho la memoria che fa schifo, ragazzi. Allora, la stanza... Ecco, mi ha salvato. Mi fai passare? Mi giri? Di qua, eccola lì. Proprio lei cercava. Vediamo. Esatto. Pastiglie del dottor Jenkins. Una delle tante medicine prescritte dall'autrice Cassandra
Questa particolare flocone contiene delle compresse per alleviare il mal di gola e contiene due vitamine essenziali. Ok. E ora? Gli Ruth obiettivi. seemed like a hand. Buona. Devo riparare ancora la piastra decorativa della caldaia. C'ho solo questo da fare. Ok. Poi che oggetti abbiamo più, dicevo? Ok, chiave della cantina, chiave del soggiorno. Allora. Domenico, come dissi ieri, l'altro ieri, il giorno prima ancora, prima finiamo i giochi nuovi, poi ritorno con Resident Evil 7. Domani tanto me la rifai sta domanda, lo so. Comunque la continuiamo la serie, sì, non ti preoccupare. Penso che io debba... Andare qua? La cantina. Dove cazzo era la cantina, raga? Io posso pure cecato. Giardino, cucina, garage. Eccola la cantina. Cioè, mezzo cecato. E come ci arrivo lì? Allora. Di qua penso. Dunque, la cantina. Perché non mi si apre la mappa? Grazie. La cantina sta in avanti a sinistra. Ah, ho capito dove. Sì, ok, andiamo lì, dai. Era giusto di qua. Questo posto molto interessante, pieno di sorci. No? Yes. Sta succedendo qualcosa. Aiuto. Aiuto. Altri sorci. E tante bottiglie di vino. Indicava qualcosa, ho visto male. Boh, sì, qua, vedi? Un crocifisso. Bene. Anche qua. Interruttore. E perché cos'è? L'interruttore del circuito elettrico di una scatola di fusibili. Stacca la corrente. La corrente. E la corrente. Dove sta la corrente? Qua sta la corrente. Via la luce, siamo soli nel It buio. worked. Bene. Armiamoci di fucilozzo. Abbiamo la valvola! La manovella, come la chiamo io. Stacco la corrente e raggiunge la valvola. No, John, tu devi salutare ogni singolo membro della Raccoon Squad. Allora, sento cose non belle. No, cose belle. C'è qualcuno che sta vomitando, bruttando. Oh mio Dio, che schifo. Ma io in sostanza cos'è che devo fare? Riparo la piastra ancora. Questa la potrei utilizzare per l'apparecchio. Però non mi ricordo dove sta. Ah, davanti a me, a sinistra, dove ci sta il tipo.
Vediamo se è funzionale sto shotgun. Eccolo che arriva. Madonna quanto sei brutto. Dio! Ma che è? Cioè con una testata mi ha sfondato il torace, fatemi capire. Ci credo, sono a bassa vita, coglione, che non sono altro, mica me ero accorto. Infatti mi sembrava strano, ho detto, oh, cazzo è, oh, Kenshiro, porca troia. Masturato il culo, masturato. Esagerato. Che è sta violenza? No, no, io voglio il piccone. Il piccone è meglio. Non so perché, penso che sia meglio. Bello appuntito. Ma se lo sparo da qua, che succede? Tipo così. Serve un cazzo! Sì, ma io non posso pia tutte ste mazzate. Il fucile fa cazzo. Cioè le armi fanno veramente cagare. Veramente cagare. Cioè tu miri, sembra che boh, mirincina. Vabbè, andiamo di qua. Ecco, su sta cosa posso dirlo tranquillamente. I combattimenti fanno cagare, questo è vero. Purtroppo è una mara delusione su questo frangente qui. Allora, ma forse era meglio riattaccare la corrente, che dite? Ma la posso riattaccare? Andiamo a vedere se la posso riattaccare. Non so se lo posso riaccendere, non ci ho pensato. Vediamo. Ah no, ovviamente il gioco dice l'hai spenta, t'attacca a cazzo adesso. Vabbè, uno non lo sa. Oh, è che Kaiser mi fai passare. Comunque è particolarmente buio per voi, vedo. Voglio un filo, darvi un po' di contrasto, perché io non vedo così. Un leggero contrasto per... Ok, a posto, così almeno nelle zone buie vedete qualcosa di meglio. Sì, devo andare di qua, che c'era sta cosa qui. Sto fucile sembra preso dalla chicco proprio. Cioè, non funziona. Oddio, Jeremy. Tutto a posto, Jeremy. Ma quello che cos'è quello a terra? Jeremy. Oddio. Bene. Where's the body? Non c'è più Jeremy, è sparito. Quindi tutto sto casino per passare dove c'era una piastra rotta. Alla fine ne è servito un cazzo. Ok. Questo era l'ultimo pezzo di piastra. No, ne manca ancora uno. Eh sì. E adesso? Che cosa si fa? Sta buono.
Krabby non sapeva pensare a cosa pensare della visione grottesca del maggiordomo morto. Era morto per davvero o era solo una messa in scena? Allora, noi abbiamo una chiave del soggiorno. Mi apri la mappa. Grazie. Il soggiorno. Dov'è sto soggiorno? Quello è il salotto, il salone, la biblioteca, stanza di Jeremy, questo è là. Soggiorno, eccolo lì, al... Che piano è questo? Al secondo? Vabbè. Torniamo su. Si risale. Vedi, devo prendere le scale. Allora, di qua. Il soggiorno. Stati qua. Dove stavamo prima, praticamente. E poi? Dritto dritto. Alla mia sinistra. Questo. Cioè, di qua intendo di... Oddio. Me l'ho dimenticato di questi. Ok. Eccoci qua. C'è un mappamondo. There's something missing. Manca la Francia. Prima di aprire porte, vediamo se... No, non ci sono oggetti da prendere. No, vabbè, proviamo con questa prima porta allora. Questa. Sembra la stanza di un ragazzino. This must be that kid's room. Della ragazzina. Un piccolo favore, indizio. Apriamo. Non preoccuparti, Grace. Vai a giocare. Lamentati e urla pure con gli altri. Non sarò gelosa. Ci saranno altri festeggiamenti. Tuttavia sarei lieta se riuscissi a finire la mia maschera per la festa di stasera. Con affetto, Ruth. Ok. Madonna, è inquietante ste bambole. Pure questa mazza quanto è brutta. E questo? Simpatico. Ok. Direi che andiamo di qua. Proseguiamo. Seconda porta. Eccola la ragazzina. Sigaretta, accendino, tac. L'accendino non funge perché è finita la benza. E giustamente lui trova un accendino sulla scrivania. Io non c'ho tutte queste fortune nel trovare accendini. Nothing special. I'm just bored. È annoiata. I remember you, Mr. Conby. Mi ha già visto? E dove mi ha visto? Cassandra wouldn't like it. She wouldn't like it at all. Non si tocca. You know where she is? I'd rather not talk about it. It makes me upset. Besides, she'll be back after the Feast of St. John. You think? Yep. It's all on the page, Mr. Conby.
And many of them that sleep in the dust of the earth shall comunque... Some to everlasting life, and some to shame and everlasting. Il concetto di sottotitoli giganti è un po' strano per questi sviluppatori. I'm gonna go now, if that's okay. I don't like to stay too long in the same place. Mr. McCarthy might find me. Hey. Che tipa? Does he mean to you? Not everyone needs to be saved, Mr. Conby. You should know that by now. Che tipa? Vabbè. Cosa abbiamo qua? Un altro indizio. La vostra medicina. Miss Bo- allora. Aspetta. Miss Beauregard. Beauregard. Ecco, volevo sentire come si pronunciava. Signorina Beauregard. Oggi ho ritirato la vostra medicina all'ufficio postale. Come capirete, per la vostra sicurezza dovrà essere somministrata dagli inservienti. Per il momento ho messo la cassetta nella stanza di Lofie e... sono certo che vi farà la visita. Vi farà visita il prima possibile. Miss Beauregard. Sarà forse la medicina che abbiamo trovato prima? Questo che cos'è? Finimento margravio, chiave. Che serve? Una delle tante medicine prescritte. Lo dice Cassandra. Questo è il particolare flacone. Contiene un unguento per alleviare il dolore. Venduto come la quarta versione della popolare ricetta. So this is where Cassandra Beauregard ended up. For some reason I thought she died years ago. Questa invece? Vassoio dei medicinali. Ok. Ah, è un puzzle. Ma si possono girare anche, nel senso, ecco, così intendo. Ok, aspetta. Ah, vedi? Ok. No. Ok. Yes. The rot made the shape of a snake. There must be something important to find here. Maybe it has something to do with the numbers on the labels. E quindi che devo fare? Qui ci sono dei numeri. Il 2, 5, vedo un 7. Ma nella terza non vedo niente. Quindi vedo solo 2, 5, 7. E dove li dovrò utilizzare questi numeri? Lì c'è qualcosa. It's another one of those strange padlocks. Oh. Qui ci serviva. Com'è che si faceva più sto discorso? Perché già mi sono dimenticato. Che non lo gioco da 2-3 giorni, quindi. Ho un piccolo vuoto di memoria sui simboli. Vediamo se mi ero lasciato qualche screenshot interessante, ma non mi sembra. Questo. Facciamo questo, ma non so se c'entra qualcosa. 2-5. Mi sa che dobbiamo tornare. Indietro, quindi qua ci torniamo fra poco. Ok, qua c'è un'altra porta, però c'è un bagno pieno d'acqua. Mo esce una mano, mi pia. No, porta, cioè stanza molto inutile praticamente. Va bene, ritorniamo indietro, dobbiamo andare proprio qua. Ci sono delle macchie,
Non devo interagire con nulla qua. Non mi fa fare niente. What the fuck? No. Cosa devo fare? Non è qua che devo fare qualcosa. Allora, trova la combinazione del lucchetto, cerca i numeri sui flacconi, trova un modo per convertire i tuoi numeri in simboli. Ma non si faceva tipo qua? No? Tipo una cazzata? Guardiamoci un attimo i nostri documenti. Ok. Provato. Ok, ok. Giusto, me l'ho dimenticato di questa cosa. Di qua, giusto. Dovrei avere la soluzione in mano. Allora. Quindi. Noi ci abbiamo due. Cos'era i numeri? 257 era? Se non sbaglio. Abbiamo detto 257. Vabbè. Posso anche andarlo a vedere tranquillamente qua. Mi sembra 257. Sì, 257. Quindi, andando qua. Allora, l'acquario è 1. Quindi i pesci sono 2. Sì, sono 2. Quindi, dunque, sono... Devo fare i pesci. 2, 3, 4. 5 gemelli, pesci gemelli e leone, pesci gemelli e leone, pesci, dove sono i pesci gemelli? Erano questi gemelli e leone. Ok, abbiamo l'ultimo pezzo di piastra. Bene, possiamo andare alla caldaia allora. Andiamo alla caldaia. Devo andare di qua. Eh no, la Francia ancora non ce l'ho. Proseguiamo di qua. Di qua? Ma sono ritornato qui? Oddio, mi sembrava uguale questa stanza. Ok, sì, ci siamo. Devo scendere nella caldaia di nuovo. Ciao Lucio, benvenuto, scusa non t'ho visto. Guarda, io Lucio, non per te perché lo dico anche chiunque mi continua a fare la domanda, io ho fatto un video, cioè leggendo una live a riguardo, dove appunto c'è anche scritto dal titolo Addio Teach e gli spiego tutto, tutta la faccenda. Se poi sei curioso e sei interessato lo troverai nella sezione live passate in categoria live e lì c'è tutto lo spiegone. ok. Non era qua la caldaia? No, non era qui. Ho sbagliato strada. Era di qua, sì. È questa. La la la. Ok. Giusto a titolo informativo, Lucio, come ti chiamavi su Twitch? Perché magari non ti riconosco, faccio anche la figura di merda, perché magari là c'hai un altro nome. Io intanto comincio a girare cose. Devo girare cose? Ma si alzano pure, si possono anche spostare. Ups, ho chiuso per sbaglio. E io deduco che questo sopra vada messo qua. Poi questo
Sì, lo mettiamo qua. Ciao Neo, buonasera. Questo invece. Così, vediamo un attimo. Intanto faccio un giretto di prova. Uguale, ok, caro. Questo va messo così. No, nemmeno. Aspetta, allora. Questo sotto. Ok, ha un senso. Anche questo ha un senso. No. 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 Neanche. Aspetta. No, questo non lo posso mettere qua. Serve comunque completare la cornice del coso qui. No. No, era. Però non c'ha senso questo. Allora, proviamo a spostare questi. No, assolutamente no. Questo non mi trovo a lasciarlo qua così, perché non c'è un qualcosa che compaccia. Serve dell'altro. Proviamo a mettere questo qua. No, non c'ha senso. Però c'è questo. Questo che va qua. Sì, potrebbe. No, dico una cazzata. No. È un po' strana questa immagine, ragazzi. Perché non mi siamo. Ah, ma è morto il controllo. Perfetto. Attimo. Sì, se mi si è scaricata la batteria da un botto che non lo ricarico, in effetti. Beh, non è un problema. C'ho il cavo qua a disposizione. Mi è morto il controllo. Chiedo bene un secondo che riattacco il controller. Se riesco a trovare una parte, eccola qua, devo servirci, dov'è? Chilometrico sto cavo, ragazzi. Allora, infatti muovevo ma non succedeva nulla. Cioè, che cazzo succede? Ecco qua, inserisca, grazie. Ok, dicevamo sì. Solo che non mi trovo con questo. Non è neanche questo. Oh sì, eccolo qua, così sì. Sì, perché c'è il pezzo che si attacca con quello di sopra, però dovrei cambiare, mi sa, questo. Ecco, va bene. Questi comunicano fra di loro. Non comunica questo, però. Probabilmente, forse questo qua lo devo mettere qua. Ok. Penso di sì. Questo lo giriamo. Però c'è sempre qualcosa che non funziona. Tipo questa, non funziona con questa.
Là. È esploso tutto. E mo? Che devo fare? 7, 5, 9. Trova numeri del talismano nascosti sulla caldaia. Ok, 7, 5, 9. Sono questi, 7, 5, 9. Ok. Giustamente, aspetta. Allora, il grande, il 9, il 5, il piccolo e il 7. Allora, aspetta che me li segno. Anzi, mi faccio lo screenshot, così viene più pratico da fare. Ok. Quindi il piccolino, no, aspetta, il piccolo, questo è un cinque. Aspettate che qua io mi devo ricordare come si faceva. Forse è meglio cominciare con quello grande, che era il 7, no, il 9. Dov'è il 9? Ok. Poi il medio è il 7. Così. E il 5 do cazzo non filo qua. Ok. Ottimo. Il vetro nero mostra un'altra stanza. Deve essere l'accesso a un altro ricordo di Jeremy. E adesso? Perché si è aperta la porta? Io non ci voglio andare. È cambiato qualcosa. Ma c'era sto buco prima. Qua è cascato tutto. A vita siamo messi male, ragazzi, eh. Comunque sta sorta di doppietta fa veramente cagare. Dove si va? Di qua? Mi sembra che avesse indicato. Questo non c'era prima. E queste tre porte non si aprono, giustamente, giusto? Quindi è strada obbligatoria, ok. Andiamo. Si prosegue. Aia. Madonna come cammina male sto coso. Ok. Cerca Jeremy nella cappella. Oioi. Non è che sia passato più lui, non mi ricordo più. Così. Ok. Qui c'è qualcosa. Ottimo. Una cura. Ma mi sa che la bevo pure. Che cosa c'è qua dentro? Cioè da questa parte, voglio dire. Andiamo prima qua. Oddio, l'ansia. Qui c'è qualcosa. Ah. Se ci sta uno di sti cosi, vuol dire che lo devo lanciare a qualcuno. No?
L'ho rotto. Bene. Munizioni. Bene. Io ritorno a usarla. Orco demonio. Scappa, scappa. Maremma maiala. Mi sono appena curato. Dove sta sua infame? Ma non corre, sto fame. Piglia solo mazzate. Comunque è una fottuta ansia sto gioco, perché non... le armi fanno veramente schifo. Vabbè, entriamo nella cappella, va? The Hartwood's family crypt. Emily's family must have deeper roots in New Orleans than I thought. I figured she was a Yankee like me. Sì. Cosa dovrei cercare qui? Qui non mi fa interagire. The odious. Cerca Jeremy nel cappello. Forse non è qui che devo cercarlo. Non mi fa interagire con nulla. Servono altre cure. Speriamo che ne troviamo. Io ero andato qui, ma qua non c'era niente. Poi è sbucato Ciccio Pasticcio e mi ha messo molte paure. Qui? Questo si può prendere? Ok. Si mette qua? No, what do we got here? Oh yeah. Il martello? Sì, 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 martello, sì, sì, sì. No, oh! No, ma che cos'è quello? Dio santo, ma che cos'è sto schifo? Boia. Allora, qua ci sta una cura e la prendo. Un'altra cura, me la metto da parte invece. Questo. Vorrei dare uno sguardo in giro, in realtà, prima di utilizzare questo. Munizioni. Questo si apre? Ok, no. Va bene. Qua intorno non c'è nient'altro, va bene. Non si è venuti da qua. Qui si passa? Sì. Oh! Corvo maledetto. C'è qualcosa. Qua vicino c'è qualcosa. Lì anche. Munizioni. E una cura. Vai. Ci fanno comodo. Oddio, c'è sta una... Quanti siete? Oh signore. Passo dopo lì, va. Un'altra cura. Ci passo dopo, va. Jeremy sketched this chapter in the book, so it must be important. Ah. Looks like I'll need... Devo prendere altri due di sti cosi. I don't think I have everything I need. Vabbè. Quindi nada, si deve andare per forza lì.
Minchia. Non so se ho fatto una buona cosa. Oddio, assolutamente no! Non corre! Ma perché non... Perché non... Oddio! Ok, non lo faccio più, lo prometto. Non lo faccio più. Ok, qua si deve andare in stealth, mi sa. Probabilmente si deve andare molto in stealth. Adesso devo recuperare tutti i cazzilli che ho trovato in giro. Ho fatto un trofeo, elimina un nemico con il fucile. Ma perché prima che ho fatto, scusa? Una mappa Evo. Cartucce, cartucce. Cartucce. Ah, le cartucce della pistola sono al massimo. Non c'era una bottiglia di qualcosa qui, no? Va bene. Lì ci sta un amico. Qui ci stava qualcosa da prendere. Una qua. E queste sono al massimo. Ok. E... No! Vabbè. Sì, cazzi. Vabbè. Come faccio a non farmi sgamare? A parte che non c'ho manco la mappa di sto posto, mi sa, beh? Giustamente no. Forse lo dobbiamo attirare. Oppure lo picchiamo col martello. Lo attiriamo qua. E lo prendiamo col martello. Prendiamo un attimo quel sasso. C'era un sasso qua da queste parti. Non qua. Prendo il sasso e lo faccio venire qui. Un'altra cura. Dove era il sasso? Ce l'avevo qua vicino. No? Me lo so sognato il sasso? Oh, vabbè. Mi faccio vedere? Ecco, è arrivato qualcuno. Eccolo, facciamo venire qua. Boia! L'ho rotto! Sono senza arma bianca adesso. Chiamassi arma bianca, porca troia. Ce n'è... Devo andare a riprendere quello che ho posato prima. Qua, l'ho posata. Dov'è? L'ho lasciata qua. Eccola. E non la prende? Non la prende più? Oh. Prendila! Ma è rincoglionito st'uomo. Perché non me la piglia? Oh, fuck you. Ho fatto male sto gioco comunque, raga. C'hanno ragione. Su certe cose ho fatto veramente male. Allora. Allora. Dovrebbe arrivare Mister Pasticcio. In teoria adesso lui è da solo. Potrei utilizzare anche l'arma da fuoco. Ok. Nice.
Qui c'è un sasso, ok. Qui c'è il pisciatoio. Un altro sasso. Allora, prima di attirare quel coso, vediamo se ci sono prima altri nemici. Perché se no mi arriva la mandria. Eccolo. Questo viene a priori, no? E io non so nemmeno dove devo andare. Prendiamo uno di questo. Mi ha tirato qualcuno? Eccolo. Lui ha sentito il rumore, mi sa. Ma gli posso fare una uccisione alle spalle, qualcosa del genere? No? Io non mi ricordo se questo mi vede. Lui sta a fare il giro. Ma mi devo spiegare, che sennò me lo ritrovo davanti. Appunto, eccolo lì. Ok. Lui va lì. Sta tornando in giro. Oh cazzo. Ma visto? Posso entrare qua? Entra, entra. Scappa, scappa. Fregatene. Allegramente. Orco dici, che paura. Ok. Niente. Tutto in regola. Ok. Adesso. Poi boh. Qui c'è un'altra... un altro badile. Qualcosa mi dice che sta arrivando un altro. Munizioni. Li sento arrivare. Io me li sento ovunque, ragazzi. Ah! Oddio, che dolore. Spara, incoglionito. Ma come? Io l'ho detto che sei rincoglionito. È rincoglionito. Ci mette 3 anni a far qualcosa. Su sto gioco meglio non combattere, ragazzi. Davvero. Non te muove? Stai là, eh? Abbiamo trovato un altro medaglione, vai. Qui? Non c'è niente in questa bara. Ok. Esatto. No, vabbè.
Non volevo fare questo, ma a me lo stesso. Nel mentre carica l'arma, si vado a fare la spesa. Oh, signore! Che schifo! No, boia di un cane maledetto! Preso! Fame! Questa è tutta roba da lanciare. Ok, c'è questo. Io in tutto questo non mi ricordo da dove sono entrato. Da lì, ok. Lui è sbucato da là, quindi... andiamo qua. Qui c'è una scala. Scenda, la prego, scenda con calma. Tanto non ci abbiamo fretta. Mica no. Oh, che è successo? Oddio. Scusate che mi è partita una cosa qua. E perché non mi si muove più? Oh. Aspettate. Ok. Andiamo di qua. Andiamo di qua. Allora, qua posso usare le due piastre. Ovviamente li devo spostare. That can't be right. Qualcosa non va. Ah, ok. Così? No? C'è qualcosa che non cosa. Ah, si può girare, ok. No. Aspetta, Nicola. No, aspetta. Sempre che siano questi poi, che altro. Non mi si aziona. Dobbiamo cercarne un altro prima. Fatemi guardare perché c'era anche un'altra cosa, un'altra porta che non ho considerato. Io sono venuto da lì. Lui è uscito da qua. E questa... era dove ero venuto prima? Non lo so, vediamo. Sì, vedo un cadavere. Ero qua prima.
Ero venuto da qua, ma di qua non c'era altro, giusto? Sì, noi siamo venuti da qui. Lì ho preso il medaglione, sì. No, vabbè. Allora, cazzata. Pensavo che ci fosse un'altra via da seguire, invece no. Devo trovare la combinazione con i due medaglioni, allora, per forza. Non c'è altra soluzione. Come metterli? Così. Diciamo che con patch, però con i segni, però non succede nulla. Vedete? Ora sì. Cazzo sta succede? Era una squadra intera. Io pensavo che era da solo. Guarda, mi sa che era da scappare. Infatti mi sa che scappo. Sono troppi. Aia. Oh! Scappa! Fui! No, non mi inculare. È successo qualcosa? Ma mi stanno ancora seguendo. Il medaglione! Ok. Oi. Sì, infatti era da scappare lì. Per forza, non c'era altra soluzione, erano troppi. Ok, io direi che per stasera, ragazzi, fermiamo qua. E domani andiamo a vedere sta cosa con i tre medaglioni. Ci fermiamo qui, questa sera, con la terza parte. Ne approfitto perché siamo arrivati al salvataggio automatico. E lo si continua domani, ragazzuoli. Lo si continua, ragazzi, domani. Allora, io ripeto la mia, come si può dire, opinione a riguardo a questo gioco è che la cosa che non mi piace, appunto, sono i combattimenti, sono veramente goffi, dei combattimenti veramente goffi e non mi piacciono. Questa è proprio una grande pecca per questo gioco, peccato, veramente peccato. E a livello di trama, narrazione e tutto il resto invece è molto figo, cioè anche gli enigmi non sono per niente male, graficamente non c'è niente da dire. Purtroppo la pecca, secondo me, più grande è
il discorso dei combattimenti. Ma sincronizzato il gioco qua, vabbè. Ok. E lo vedo anche nei combattimenti a corpo a corpo, cioè con le armi, scusate, le armi quelle tipo martello, ste robe qua. E sembra un tizio ubriaco appena uscito dal bar che cerca di picchiare l'altro ma non ci riesce. Sì, la ricarica è lentissima. Io penso che sostanzialmente questo gioco non è molto studiato sul combattimento, ma più la fuga, risolvere enigmi, qualche combattimento, ok, cioè non una cosa in stile tipo Resident Evil 4 che è molto action, dove devi utilizzare 3500 armi. Però quel po' che c'hai di armi, almeno, cioè, ne potevano fare un hitbox abbastanza decente. Questa è l'unica cosa che non mi piace al momento, poi vedremo in seguito. Bobbo, belli mia, io oggi chiudo adesso. Domani ho una sveglia presto perché domani c'ho anche il lavoro. E ci aggiorniamo domani sera. Poi vabbè, abbiamo tutto il weekend, Pasqua, Pasquetta, quindi a voi, a sta compagnia. Vi auguro buonanotte, grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani. Ciao, ma perché la cam non va a fuoco? Vabbè, ciao.